Ciao ragazzi, comunicato ufficiale, mi sono rotto il cazzo! Mi sono rotto il cazzo di dover guardare delle partite di merda alle 18:45. Ma che schifo ci siamo ridotti, signori! Che schifo! Maledetta tutta la Lega Serie A e DAZN del cazzo. 18:45 a perdere, è l'ultima giornata di campionato, non soltanto il Milan. Anche porca merda, c'è Berlusconi allo stadio, porta male. Molto legato. Comunque che cazzo vuol dire il Milan? Anzi, neanche il Milan, la Serie A alle 18:45 di venerdì. 10 anni fa manco la Serie B giocava a st'orario, ragazzi. Ma dove cazzo stiamo andando? Perché poi quest'estate quando ho fatto il video 10 partite su 10 ore diversi mi avete anche massacrato. Guardate qua che roba. Vabbè, mettiamoci una maglia, dai. E non vi nascondo che sono veramente preoccupato oggi. Mamma mia. No, veramente, con questi orari, ragazzi, mi fate veramente venire voglia di chiudere tutto e guardarmi Pokémon, veramente. Anche se non mi piacciono i Pokémon, Peppa Pig, ecco. Poi il Milan mette il biglietto a 1 euro per chi non riempie San Siro, ci credo, ma anche giocasse contro l'Inter a 18:45 di venerdì non riempirebbe San Siro. A chiunque abbia beccato il fantacalcio, spero per voi che l'abbiate messo questa giornata. Nessuna novità, formazione base. Vabbè, chi ormai è andato, morto e sepolto per questa stagione, c'è Romagnoli al suo posto. E poi vabbè, che sì, Tonali, Messias che ha preso il posto da titolare a Selemakers, Bakayoko, Krunic, Florenzi, compagnia varia in panchina. Cioffi che ci ha fatto il regalino a dicembre. Becao, Marie, Nahuel, Perez, Molinar, Slan, Wallace, Makengo, Zegelar, De Lofeo e Betrovan. Fatemi bestemmiare per favore, ragazzi, oggi non sono in vena. La scritta enorme Peace sul maxi schermo di San Siro. L'applauso. Peace, ma se mi perdete io vi trucido tutti oggi. Anzi, neanche se perdete, se proprio non vincete, io ci lancio i missili su San Siro se non vincete stasera. Giroud, Giunara, non c'è niente, dai. Vero, sti qua ha pareggiato contro la Lazio. Dentro Beto, Maignan. C'è il gatto dietro. Che si è fatto trovare di qua. Meglio che ti togli di lì, gatto, perché se si piglia gol io ribalto tutto. E non vorrei che tu fossi nel mezzo. Non sono Zuma. Ragazzi, io vi sto pregando in aramaico per sta partita. Vi sto pregando in aramaico, per favore. Ma perché Silvestri c'ha le treccine? Perché? Rofeo Molina, no, palla dentro, Tomori salva il culo. Lo dicevo sempre l'anno scorso, siamo ai limiti del rischio, ragazzi. Ai limiti del rischio. A volte per far gol, ragazzi, servono due tocchi, due passaggi. Cioè, noi abbiamo l'Inter e il Napoli, se giochiamo così, ragazzi. Calabria, passaggio verso Maignan, calcio d'angolo. Rofeo dentro. Arslan prova a orientare questo. Io dopo la Salernitana, ragazzi, la palla ogni volta che entra in area voglio morire. De Lofeo, uno dribbling contro dribbling fuori. E alla fine ha provato il tiro. Secondo me ha tirato. No. Ha accompagnato bene anche tanti altri giocatori. Non possiamo contro una squadra che in classifica è loading 14esima a soffrire così. Però come sottoccio. Comunque non si vede che l'Udinese gioca di contropiede. No. In 10 dietro la linea del pallone dopo 14 minuti. Neanche stessero 1-0. No, bello. No, bello, sì, Calabria. La mette dentro invece che tirare. Contropiede, gol. Tre potenziali passaggi letali che avrebbero mandato un giocatore del Milan davanti Silvestri da solo. No, gioca tutti e tre cannati, raga. Beto, ragazzi, è pericolosissimo. Tre rimpalli. E Diaz prova ancora. Ma come fallo? Fermi a terra. Le proteste. No, vabbè, Spezia parte 2. Io non ci voglio credere, ragazzi. Contropiede 2 contro 2. Fallo su Brahim Diaz plateale. Che recupera. Palla in profondità. Fischia il fallo. Ma allora tutto il casino che abbiamo fatto non è servito a niente. Non è servito a niente tutto il casino che abbiamo fatto. No, vabbè.
diciamo così. Ma io non lo so con che cazzo ragionano gli arbitri, però. Questo arbitro qua, ragazzi, ma già rotto i coglioni. Questo arbitro qua, ma già rotto i coglioni! Ma già rotto i coglioni! Fuori gioco di Orofeo! Lo fischi subito! Lo fischi subito! Fuori gioco di Orofeo, cazzo! Lo fischi subito! Va dentro verso Leao! Vabbè, almeno lui ci ha provato. Ci ha provato, era fuori gioco. Leao Hernández. Tocco interessante di tacco da Brahim Díaz. Oh, siamo seri. Di tacco in area, Brahim Díaz. Di tacco in area. Quattro compagni in area, lui ci va di tacco. Sarà lungo per Messias. Ovviamente, com'è la palla? Lunga. Cioè, dopo la Salernitana mi avete tolto la voglia di guardarvi proprio. Oggi mi dovete far ricredere. Ma la vostra partenza mi fa sperare totalmente altro. Parla dentro, Silvestro. Ragazzi, non c'è anno in cui non facciamo 6 punti con l'Udinese. È incredibile. Hernández, passala. Calabria, Tonali. C'è Giroud. Parla verso Leao. Leao! Ecco, avete fatto gol. Adesso continuate così. La vera partita comincia ora. Di forza, di tecnica. Fa 1-0. La vera partita comincia adesso. Avete fatto gol. Bravi. Adesso voglio che continuate così e voglio portare a casa il risultato. Mi sono rotto il cazzo di festeggiare gol al 30esimo. Bisogna fare di più. Dai. Brahim Díaz, Leao. Al suo fianco. Palla verticale, ecco. Adesso comincia. Ragazzi, è automatico. Noi come facciamo un gol comincia la sacra delle minchiate. Leao, nessuno intorno. Alla difesa dell'Udinese. Calcio di punizione per il Milan. No, ovviamente la cosa più. No, Leao a terra, no! Leao a terra, no! Di Rafael Leao. Bastardi, macellai di merda. Macellai di merda. Macellai del cazzo. Io spero che quando Deulofeu si presenta fuori dall'area, POM nel muso. Contropiede. A terra anche Hernández. No, Buono lo sviluppo verso Molina. Deulofeu, Beto, no. Molina, no, 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 ragazzi. Ogni volta che entro in area mi piglia male. Viste le ultime partite. Magnan sulla linea dopo Beto. No, 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 no. Esatto. No, 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 no. Così non va, ragazzi. Così non va. Leao. Secondi da giocare. Tentativo di apertura. Apertura verso Brahim Díaz, che non ci sta capendo un cazzo, ragazzi. No, ma l'Udinese è il contropiede. Cammina pure, Hernández. Cammina pure, non ti preoccupare. Un tissue pa. Ovviamente non ti fa mica finire l'azione, dai. Poteva andare peggio. 1-0. Ci siamo. Nessun cambio. Vabbè, prossima. Milan-Napoli. Inter Salernitana. Tutto è pronto per il ritorno in campo delle. La prossima, ragazzi. Napoli-Milan e Inter Salernitana. Immaginiamo concentrato. Ha fischiato. 45 minuti più lunghi della mia vita. Palla che resta lì a metà. Fallo! 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 Palla profonda in descale. Palla per Beto. Magnan. Fallo e giallo per Becao. Bastardo. Adesso la caviglia anche di Giroud. Ma avete rotto il cazzo. Basta. Ma siete dei macellai di merda. E il tocco Pereira, no. Poi invece sceglie il tocco corto verso Calabria. Si esce Zeglar e la fine, ragazzi. Udogi e Pereira dentro. La pareggiano, ragazzi. Questi cambi la pareggiano. La pareggiano, ragazzi. Questi cambi la pareggiano. Mi fate sentir male. Mi fate sentir male. Mi fate sentir male. No, va Deulofeu. Testa di Giroud che allontana. Meno male Giroud a volte difende pure. Possibilità per Arslan. Arslan, Magnan. Che davanti a Magnan si scansa. Magnan. Fuori gioco era evidente. Raga, ma sti qui lo fanno. Era stata bella anche. Sti qui lo fanno. Io vi ho visto con la Salernitana. Sti qui lo fanno. Ma tutta la vita. Tutta la vita. Pereira dentro, agganciato, via. Prima di gestirle, vanno chiuse.
1-0 Milan. Buon ci ho fatto un video di 10 minuti a riguardo. Sessantesimo, non passa mai, non passa mai. No. Qua se fai il 2-0 gli ammazzi. Venga. Gli ammazzi. Ma ovviamente noi non siamo squadra da fare ciò. Palerino Romagnoli. Forse non definitivamente. Ma vi... no. No. Udoghi. Magnan. E controllata la. Basta. Difensore. Basta di subire così. Basta. Rischia quello di ma come fa lo di Messi? Ha messo il corpo e fa. Questi falli qua ho sempre dei dubbi, Pier. Cioè, nel senso che. Lo dicono anche loro che sti falli sono dubbi. Sì. Lo dicono anche loro. Lo dicono anche loro. Quando finisce sto campionato, per favore, ragazzi. Molina. Molina, eccola la cappellata, Molina Tomori. Eccola la cappellata di Hernández. Eccola. Bravissimo. Poteva tirare in porta, Molina. Poteva tirare in porta. Porta. Senza il posto di Beto. Sti qua meritano il pareggio, ragazzi, io lo dico. Forse meritano palesemente il pareggio. Cambio particolare. Pier, per dirti che mentre stava effettuando il cambio, no, Fede, occhio alla battuta di Pablo Mari, era un azzardo. Pablo Mari dentro la palla dell'Ofeu. Calabria col corpo, gol. Gol! Success per il pareggio. E lo sapevo! E lo sapevo! Con e lo sapevo, ragazzi! Perché non ho esultato al gol di Leao? Ma perché? Perché non ho esultato? Perché l'ho detto già nella prima occasione dopo il gol. Questi lo fanno, questi lo fanno. Basta la distrazione, lo fanno. E come lo sapevo? E come cazzo lo sapevo? E come minchia lo sapevo? Come minchia lo sapevo? Ma come cazzo io lo sapevo? Ma come cazzo lo sapevo? Sempre stessi errori! Per un ulteriore. Non si segna! Abbiamo un attacco di merda! Ma gol buono sì! Gol buono sì! Gol buono sì! Che gol è buono! Mamma mia! Ma come cazzo! Ma squadra di Pellegrini! Squadra di Pellegrini! Partita regalata! Io l'ho detto, sti qua meritano il pareggio! È da mo' che lo dico! È da mo' e sti qua niente! Niente, un gol e non fanno più un cazzo. Un gol e non si fa più una sega. Guarda lì, gli fa fare la rovesciata libera a Pereira. Io l'ho detto che quando entrava Pereira pareggiano. Niente, niente, partite di merda. Hai avuto tre avversari che dovevi battere. Tre avversari che dovevi battere. Salernitana, Sampdoria e Udinese, devi fare 9 punti. Niente. Cronometro. Il vantaggio. Questa non la vinci! Questa non la vinci mai! Già ci hanno graziato domenica scorsa! Che l'Inter non ha vinto! Ben Diaz parte poi il piede, passala! 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 Di arbitro e assistente. Io non ne posso più! Io non ne posso più! Io non ne posso più! Selemakers e Leo, niente! C'è Rebic nel mezzo! Non gliela dà sto stronzo! Non gliela dà sto stronzo! Altro fallo! Non se ne può più! Non se ne può più! Non se ne può più! Abbiamo staccato la spina! Come sempre! Come sempre! Come ogni cazzo di partita! Stacchiamo la spina! Tomori, palla che finisce in out! Sempre! Sempre stacchiamo sta cazzo di spina! Già lo dissi sabato scorso! Contro l'Udinese! Sarà tosta! E noi entriamo in campo! Giochiamo 5 minuti! Siamo peggio della Juventus. La battuta di Calabria adesso le squadre si allungano inevitabilmente. Rebic. No! Rebic verso Hernández. No! No! No, Pereira Magnan.
Magnan! Oh, che cazzo fate? Che cazzo fate? Non sei riuscito a fare tre punti con l'Udinese, perché questa partita non la vinci! Non sei riuscito a fare tre punti con l'Udinese! Gira il pallone verso Calabria, Brahim. Calabria, Selemakers, Brahim Diaz, Leao! Leao! Niente! Niente! E non ci si fa! E non ci si fa! Con Calabria che va giù! E non ci si fa! Decide giallo! E non ci si fa! E non ci si fa! Aveva saltato il portiere! E non ci si fa! Possibile che da febbraio in poi ogni anno c'è da collezionare figure di merda una dietro l'altra, sempre a febbraio, ma adesso anche la vincessimo non puoi andare a Napoli così. Il Napoli in 10 minuti ti rispedisce con tanto di francobollo a casa se giochi così. Ora il tocco verso Hernandez da parte di Tonali, 77-25, va col mancino, conclusione Tonali centro, Romagnoli, Romagnoli, Silvestri, no! Salva l'Udinese. Vai, fuori gioco che non c'è, calcio d'angolo rubato, no, vabbè. Palla per Selemakers, va verticalmente. Selemakers dentro, Diaz, Leao, Beccao! Su Leao. Beccao! Perché salva la situazione. Quello che mentre la può seguire adesso in live, anche se immagino che soprattutto... Ma come fallo? Ma come fallo? Portava palla che sì! Come fallo! Sì, il Milan ci sta mettendo il cuore, Pierre, sta cercando di andare in avanti. Ci sta mettendo il culo il Milan! Ci sta mettendo il culo! Dovevi fare 9 punti! Se va bene ne hai fatti 5! Sesso sicuro di Pereira. Trova il corridoio, il velo di Rebic. Poi no, Rebic. Mano! 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 Limite! È mano! È mano! È mano! È mano! Perché questo. È mano! Fallo di che sì, basta, chiudo la partita. Basta, basta. Basta, ciao.